Patrick and Friends. Dove sono le tue cose? È pomeriggio inoltrato e Patrick sta ancora facendo i suoi compiti a casa. Che gran sbadiglio! Sei stanco, Patrick? È stata una giornata faticosa. Patrick, non sarebbe meglio se tu preparassi la cartella prima di andare a dormire? Penso che Patrick sia troppo stanco. Buonanotte, Patrick. E sogni d'oro. Patrick, è ora di andare a scuola. Non arrivare ancora in ritardo. Patrick, non dimenticare i compiti a casa. Oh, c'è Wayne e ha una bellissima macchina. Ma Patrick, non stavi andando a scuola? Oh, vuoi fare una gara tra la tua macchina e quella di Wayne, ma non è il momento giusto, Patrick. Guarda, Giulia ti sta aspettando. Dai, Patrick, è ora di andare a scuola. Ehi, Patrick, hai di nuovo dimenticato le tue cose. Giulia si prepara a consegnare i suoi compiti a casa. Dove sono i tuoi, Patrick? Patrick ha perso i suoi compiti a casa. Bambini, voi sapete dove sono i suoi compiti? Sì, Patrick ha dimenticato i suoi compiti a casa sul tavolo, ma non lo sa. Bobby sta bevendo l'acqua della sua bottiglia. Anche Patrick sembra assetato. Anche Patrick ha la sua bottiglietta, vero? Oh no! Patrick ha smarrito anche la sua bottiglietta d'acqua! Patrick sembra molto depresso. Pare che abbia qualche problema a ritrovare le cose che gli appartengono. Oh, povero Patrick, non piangere! Wayne ti ha riportato la bottiglietta d'acqua e la tua macchina! Patrick, le avevi dimenticate questa mattina sul pavimento, non ti ricordi? E Mimì porta i compiti a Patrick direttamente da casa. Patrick, come puoi organizzarti meglio? Sembra che Giulia abbia una buona idea. Ha preparato delle etichette con il tuo nome, Patrick. Una qui, una lì. E Giulia aiuta Patrick ad etichettare tutte le sue cose. Patrick, queste cose sono tutte tue. Patrick è felice. Ma servirà a Patrick? Vediamo. Chi sta giocando a pallacanestro? È Bobby! E vuole che Patrick giochi con lui. Ah ah, sembra che usare le etichette con il nome non funzioni. Patrick deve imparare ad avere cura delle proprie cose.